Didatta 2024, siamo qui con Lorenzo Guasti, tecnologo Indire. Sì. Lorenzo Guasti, voi e lei ha tenuto un seminario sull'intelligenza artificiale, in particolare riguardo ai prompt, ai comandi testuali che portano, realizzano poi delle immagini anche in movimento. Questa è una caratteristica, che è una possibilità che ci dà l'intelligenza artificiale, che si sta sempre più evolvendo nella scuola e ha tantissime sfaccettature, e è molto versatile e utile in campo scolastico. Per quale motivo? Io credo anche perché si adatta alle varie esigenze degli studenti. Ma diciamo di questo. Diciamo che è un nuovo modo per esprimersi, per immagini, però prevede la costruzione di un comando testuale che può essere anche molto complesso volendo, e quindi le competenze che sono necessarie per scrivere un prompt possono crescere con l'età degli studenti. Quindi è una tecnologia adattabile dalla scuola elementare in su per tutti gli studenti, e può essere anche utile ad esempio per studenti con bisogni speciali o comunque situazioni particolari dove l'espressione tramite immagini potrebbe essere più complessa, e quindi la macchina in questo momento ci aiuta a esprimere certi concetti. Il lavoro però durante il seminario ha detto non è quello di saper disegnare, ma saper cogliere l'essenza del testuale, le giuste parole chiave, e quindi bisogna fare un grosso lavoro di sintesi. Beh, diciamo che l'aspetto didattico nell'utilizzare questo tipo di intelligenze artificiali è capire come si interagisce con questo tipo di tecnologie, comprendere il meccanismo di trasformazione, di sintesi dal testo all'immagine, e quindi riuscire a essere coerenti, riuscire a descrivere un contesto, uno stile artistico, il soggetto della nostra immagine, è uno sforzo che lo studente compie, e in quel momento sta imparando a razionalizzare un'idea di un'immagine che poi solamente alla fine l'intelligenza artificiale disegnerà per noi. Diamo dei consigli pratici agli insegnanti. Cosa devono fare, cosa devono acquisire da un punto di vista teorico e poi pratico per dare questo genere di apporto alla didattica? Beh, il primo consiglio che ho dato al workshop e che do anche in questa sede è che ci sono tantissime intelligenze artificiali, molte sono gratuite, però bisogna stare molto attenti alla censura, cioè stare attenti dove non c'è la censura, e supervisionare il lavoro degli studenti, perché è un ambito complesso, in estrema evoluzione, dove lo studente potrebbe anche, come dire, utilizzare strumenti non opportuni. Quindi l'insegnante deve prima di tutto provare in prima persona queste tecnologie, deve come dire, familiarizzare con questi sistemi e poi condividerli in classe. Ad esempio si diceva Bing Image Creator, una delle come dire, ambienti più comuni all'interno della, cioè non è pubblicità, è una constatazione, certo. Che tutti gli studenti e gli insegnanti comunque hanno a che fare, ha una AI di realizzazione delle immagini, una delle più protette da un punto di vista di censura e una delle più adatte, mi sento di consigliare, per usarla in classe. È free, gratuito questo. È gratuita, basta avere un account gratis Microsoft. Bene. Detto questo, per par condicio ci sono un sacco di altre intelligenze artificiali dentro un grande cappello che si chiama Stable Diffusion, sono tutte free, tutte gratis, leggermente più libere, e quindi nello stesso tempo bella libertà, ma in classe va controllata e supervisionata. Bene, quindi per concludere abbiamo dato indicazioni sull'utilizzo di determinati software, e adesso possiamo dare anche qualche indicazione su come svolgere queste esercitazioni, nel senso che ai ragazzi va detto cosa? Bisogna avere un progetto, perché se non abbiamo un progetto poi si fanno immagini a caso. Inseriamo la creazione delle immagini all'interno di un progetto, un'unità didattica o una, come dire, una progettualità che già esiste nella scuola. Illustriamo alcuni concetti di argomenti scolastici attraverso le AI, ad esempio. E i ragazzi sono, per vostra esperienza, curiosi, immagino? Ovviamente entusiasti. È una tecnologia nuova, potentissima, gli dà una libertà di espressione enorme, e quindi sono
coinvolti ed entusiasti. Si è fatto cenno, proprio veramente per concludere, ai ragazzi anche con disabilità. Beh, è chiaro, dare uno strumento a persone che eventualmente hanno dei problemi a utilizzare la penna, la carta, il computer, il software, quelli tradizionali, gli diamo uno strumento in più per esprimersi. Bene, ringraziamo Lorenzo Guasti. Grazie. Con questi preziosi consigli dati agli insegnanti che seguono la tecnica della scuola qui da Didacta 2024.